Ciao a tutti, oggi facciamo un tutorial su come togliere l'intermittenza delle frecce e il regolatore di tensione, che tanto va smontato e poi anche tirato indietro i fili. Prendiamo un cacciavite a stella con la punta abbastanza grande e andiamo a svitare le viti che tengono il regolatore di tensione. C'è una glover, una rondella sotto alla vite, devo svitare anche quella di sopra. Poi avete paura di sbagliare poi in un futuro per i collegamenti, fatevi una foto di come sono messi i fili in base ai colori. Adesso a questo punto qua abbiamo una massa, poi qua come vedete ci sono i cavi da togliere. Abbiamo questo cavo qua che è da solo, questo che è doppio e poi questo qui che è una massa. Lo mettiamo da parte. Qua c'è l'intermittenza delle frecce dentro questa fascetta di gomma. La tiriamo giù con calma. Qua c'è un po' di sporcizia. Guardiamo attentamente qua i fili come sono messi. Pare che qua sono anche segnati, bianco, verde. Il rosso non è segnato perché è l'unico che rimane da collegare, diciamo. Questa è l'intermittenza delle frecce. A questo punto qua abbiamo questo gommino qua che è da togliere. Per toglierlo ci possiamo aiutare con un cacciavite per far entrare dentro al foro, così lo possiamo togliere. Bisogna avere un po' di pazienza per fare quello, però con calma si fa. Così avete tolto questo gommino qua. Quando lo mettete lo inserite nel foro, così poi tirate forte di qua e lui si va a incastrare. A questo punto qua, questi fili qua dell'impianto elettrico, li facciamo andare su di qua, così siamo più comodi. Adesso qua è tutto secco perché è ancora il impianto elettrico di quando è nata la Vespa. Adesso tiriamo da dentro una matassa di filo. Facciamo andare prima queste qua magari, perché sennò tutti insieme non passano. Facciamo passare prima qualche Faston e poi gli altri. Poi facciamo andare questo. Così poco alla volta facciamo uscire tutti i fili dall'impianto, dal gommino. Ecco qua. E così vediamo che la matassa di fili l'abbiamo fatta uscire. Il gommino da dove era non era questo. Adesso qui schiacciamo. Il gommino è andato all'interno. Vedete il gommino qual era? Era questo. Questi sono i fili questi qua quelli che abbiamo tolto dal regolatore di tensione e dall'intermittenza. Qua c'erano i fili che precedentemente ho tagliato perché avevo fatto dei pasticci ai vecchi proprietari. Qua abbiamo il cavo dei fili che vanno qua al faro posteriore. Poi dopo qua abbiamo i due cavi che vanno praticamente agli spinotti che danno la corrente alle frecce delle sacche. Qua abbiamo qua tenevo fermo la guaina. Quindi già che ci siamo, possiamo già sfilare questi fili. Uno, togliamo questo gommino e sfiliamo quest'altro filo qua. E così l'impianto elettrico è tutto pronto da essere sfilato. Andiamo su, vediamo che c'è questo filo qua, che tra parentesi non era neanche un filo originale, che è stato messo da qualcuno. Qua abbiamo tutta la matassa di fili, che adesso possiamo andare a tirare da dietro. Adesso andiamo di nuovo dietro qua, possiamo tirare questo filo qua, ne possiamo tirare da lì e andare in su. Così.
e li abbiamo tolti. Poi questi cavi qua, qua ci sono i cavi che vanno alle frecce, e allora con un cacciavite bisogna togliere questi gommini. E però adesso, essendo che questi qua sono rotti, si possono anche tirare dentro, loro vanno praticamente. Di qua uguale, sono i cavi delle frecce anteriori questi qua, tiriamoli, tanto vengono via senza problemi. Ok, e poi adesso andiamo qua, qua possiamo volendo cominciare a tirare l'impianto elettrico, però c'è ancora il cavo sotto il pedale del freno e quello lì bisogna staccarlo, quel cavetto elettrico lì, e poi si può procedere anche dal faro posteriore e poi si può procedere a sfilare l'impianto. Se vi è piaciuto il tutorial mettete like, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e ci vedremo in prossimi filmati. Ciao a tutti!